Salve YouTube, ciao! Oggi vi faccio vedere la seconda parte del video che ho ripreso appunto per i 10 pennelli preferiti per gli occhi. Ho fatto un video con quelli preferiti per il viso, ora vi faccio vedere questi preferiti per, sì, per gli occhi. Non confondiamoci. E sì, partiamo subito. Allora, partiamo subito con uno che troverete tutto. Tutto troverete tutte da comprare perché si trova nelle saponerie. Io l'ho preso da Ipersop, è il marchio Royal Beauty RB, è un pennello da ombretto, è molto molto morbido, stende l'ombretto in una maniera veramente meravigliosa, tipo di quei pennelli a lingua di gatto, che è sottile dal profilo, schiacciato dal davanti. E costa pochissimo, intorno ai 5 euro, credo. Ed è veramente buono, cioè sfuma anche un po' i colori, li applica, chiappa bene l'ombretto in polvere, lo applica veramente bene, perché prima lo mettiamo così, ombretto sulla palpebra, poi lo si sfuma in tutte le direzioni che vogliamo. Molto morbido, vedete, si piegano le setole. Morbido e davvero carinissimo. Credo fu uno dei primi pennelli da trucco che mi comprai, credo che abbia intorno ai 4 anni, se non di più, infatti un po' spaccatino così. Però veramente valido. Chi l'avrebbe mai detto? Se non provi, non lo sai. Poi non li prendo in ordine casuale. Poi abbiamo il Bdellium Tools, il numero 785. Questi sono quelli anche vegan, sono da setole sintetiche. Questo è quello da sfumatura e devo dire che è veramente buono, valido. Sfuma benissimo l'ombretto. Perfetto, c'è anche quello lì in color rosa ed è veramente veramente buono, morbido, morbidissimo, liscio liscio. Poi abbiamo di Zoeva, credo che questi li ho trovati nel kit, quello lì per gli occhi, set per gli occhi, quello lì che costa meno, quello a 22 euro. Questi che non hanno numeri, questi pennelli, ma c'hanno nomi da questo tipo, sono grigio scuro, questi sono nero, e poi ve li faccio vedere. Comunque questi sono in setole, anche queste sintetiche, e questo io lo uso per applicare il correttore su brufoli, vedete, è a pennello, credo si chiama questo tipo pencil, appunto si chiama pencil. Non, cioè, non voglio provare manco a mettere a fuoco le scritte oggi perché la luce è talmente artificiale, perché è talmente buio fuori, è tardissimo. Vabbè, c'è scritto Pencil e Zoeva. E questo è il tipo di pennello. Vedete? Proprio appuntito. Che così voi andate proprio a mettere correttore sul brufolo, non sfuma, perché fate un pastrocchio a metterlo proprio così. Sì, invece questo io lo adoro per mettere il correttore minerale, quello in polvere, veramente sfuma benissimo. Per gli occhi non mi piace questo, che è il Crease, sempre di Zoeva, vi dicevo. No, non mi vuol mettere a fuoco. Vabbè, non importa il nome. E sfuma davvero bene sul viso. Sugli occhi, dicevo, non mi piace perché punge un po'. Lui però è nato come crease, come piega dell'occhio. Invece io lo uso per sfumare il correttore minerale.
Sì, sono due pennelli nati per gli occhi, questi due, ma io li uso per il viso. Anche questo può benissimo essere usato per gli occhi, a sfumare matite, sfumare sì, prodotti in crema, matite, ombretti in crema, quello che volete, va benissimo. Io vi dico quello per cui lo uso io personalmente. Poi, continuando con il marchio Zoeva, questo è appunto, dicevo, quella linea, la ultima che hanno tirato fuori, davvero meravigliosa. Sono superati i ragazzi di Zoeva e hanno questi pennelli che si vendono a pezzo, poi sono anche i set viso e occhi e costano davvero poco. E questo di Bidelimo, ho perso i prezzi, credo sia intorno ai 6-7 euro. Questi sono nel kit dei 22 euro, ma li trovate anche singoli a 5,80 euro con la maniglia nera così. Questo è il pencil, e questo è la stessa forma di questo, solo che è un po' più cicciotello, un po' più grande. E io con questo ho lo stesso, sfumo prodotti in crema nell'angolo dell'occhio, ma applico anche se voglio prodotti in polvere, sempre nella piega dell'occhio, nella V finale dell'occhio, all'inizio dell'occhio, ci faccio quello che voglio. È veramente versatile, è un pennello molto molto versatile. Vedete, appunta. E poi abbiamo sempre da Zoeva questo 234 di, si chiama Smoky Shader, sempre di Zoeva. Sì, questo è la copia variante cheap che costa meno di 239, credo, di MAC, che quello costa 25 euro. Questo costa 5,80 euro o 6,20, mi sa che ora sono aumentati a 6,20 l'uno, questi piccoli per il viso. Comunque, questo è un altro di quei pennelli molto versatili. Purtroppo punge un po', sì che io lo uso per me, ma a livello professionale non lo userei mai perché non voglio graffiare gli occhi delle clienti. Pensate, io voglio farle contente a tutte a 1000%, vado lì e gli cavo un occhio. Non è che non succede niente, però punge un po'. Creare fastidi è l'ultima cosa che io voglio. Comunque, per me, io mi posso distruggere, massacrare, maltrattare, non fa niente, io lo accetto, ben venga. E come vi dicevo, anche questo, perché io metto tanto spesso le matite sulla palpebra mobile, ma anche sotto, e li sfumo con la punta. Poi applico l'ombretto, cioè faccio la V finale magari più scura dell'occhio, poi lo vado a sfumare con il prossimo pennello, che è il 227, che anche questo, il Soft Definer, anche questo sembra essere una copia cheap, versione, un dupe, versione che costa un po' meno del MAC 217, la blending brush che ho qui, che poi vi dico. Se comunque, se guardate, sono davvero quasi uguali. Infatti ho fatto il video delle mie preferite blending brush, i miei preferiti pennelli preferiti per sfumatura, e questi erano tra quelli, quello di Bidellium, quello di un altro di Zoeva e quello di Sigma, che si somigliano veramente tanto. Quello di Sigma è l'E25-65 e questi due somigliano veramente tanto. Se io li metto così è difficile che voi sappiate qual è. Vabbè, poi vedete. Però sono davvero molto simili. Devo dire che secondo me quello di Zoeva è al 75% di quello di MAC, gli manca il 25%, perché veramente sono simili, però le fibre si vede. Cioè, questo io ce l'ho di MAC, dal MAC 217 ce l'ho dal 2011. Se ce l'ho dal 2011, pagato quel tempo 22 euro, ora costa 25, quasi 24 e qualcosa. Nonostante io abbia lo sconto 20%, perché sono alla scuola di estetica, sto aspettando di finirla questa primavera e di avere il 40% di sconto, e lì si
sicuramente la prima, una delle prime cose che voglio comprare da MAC sono altri pennelli, tipo questo, il 239 e tanti altri, perché mi piacciono veramente tanto, sono una qualità assoluta, cioè io l'ho strausato, sembra sempre nuovo. Boh. Però vi dicevo, una variante che costa molto molto meno, a 6,20 euro, è quella di Zoeva, il 227 di Zoeva. Guardate la somiglianza. Somigliano davvero tanto. È in punta anche. Sì, mi piacciono molto. Cioè, ci sono dei look che, di quelli più tranquilli, che basta questo pennello, questo tipo di pennello. Cioè, mettere un ombretto, sfumarlo, poi ti metti un eyeliner, una matita. Questo è il pennello più versatile in assoluto, infatti. Quando poi sono stati iniziati i video su YouTube, ha spopolato il 217 di MAC. E Zoeva l'anno scorso, se non erro, nel 2013, non vorrei sbagliare, forse ce l'hanno, sono usciti già nel 2012 con questa linea. Comunque 2012-2013 Zoeva ha fatto la nuova linea di pennelli. Una cosa simile, il Chris Blender di Stilazzi. Questo è un altro di quei marchi che costa un sacco di soldi, purtroppo, dove non ho sconti. Stilazzi, doppia Z, credo sia inglese, boh, non vorrei sbagliare, o inglese americano. Comunque anche questo io mi piace tantissimo, però è sempre per quel discorso lì dello sfumato da usare, solo che è un po' picicciotto, è difficile avere la precisione da questo di Stilazzi che hai con quello di MAC, però è veramente morbidissimo, cioè io lo adoro. Lo adoro tanto, mi piace veramente tanto. Se avrò occasione, perché questo l'ho preso da cocktailcosmetics.co.uk, era in sconto. Avessi la possibilità di prenderne altri, li prenderei. Credo l'avrò pagato scontato intorno ai 9 euro, costava di più. Molto carino. E questo è di MAC, che è il 266, e wing, quello per fare wing line, per fare l'eyeliner. Catai. Si può riempire anche le sopracciglia con questo tipo di pennello, eh. Vi dico sempre, la gente, i professori che ascolterete su YouTube, su Google, che parlano di pennelli, ognuno trova il suo uso. Si parte da un tipo di uso, però poi potete disegnare l'intero viso con come, quando e dove voi vogliate. Mac. È così, è molto preciso questo pennello, io l'avevo visto dalla Pixie U, è uno dei preferiti della Nicola, Nicla, Nick, c'è la Samantha che ha fatto i pennelli, ora insomma li fanno tutte e due, e c'è la sorella, Nick, che adora questo pennello, io l'ho visto da lei quando tracciava quelle righe assolute, perfette, ho detto va, fammi provare. Ci metterò un po' ancora a imparare a fare quelle righe. Oddio, su di me mi faccio qualsiasi cosa, sugli altri ci metto un po' più di tempo, però mi riesce comunque, ma non, giustamente non ho la stessa manualità che ho su di me, che mi conosco da 30 anni, che sugli altri. E poi sono sempre una principiante che sta iniziando il lavoro nel settore dal 2011. Beh, piano piano. Questi erano i miei pennelli preferiti per il viso, i 10, perché ho dovuto scegliere 10, io credo di pennelli averne una cinquantina, perché sono quelli per me e quelli per lavoro, che non voglio confondere, che nonostante si lavano e tutto, io voglio che sia così, sto più bene così, cioè il pensiero così che ho due cose separate mi fa star meglio, e è sempre una scelta personale, non è obbligatoria, mi dicono. Io preferisco così, e scegliendone, dovendone scegliere 10, ho scelto questi. E fino al prossimo video, vi abbraccio a tutti e vi mando tanti baci. Ciao!